Amici carissimi dello Pussy Game, buon pomeriggio e ben ritrovati all'interno del canale. Come potete ben vedere, signori e signori, abbiamo FIFA 21. Lo abbiamo già portato su Twitch, abbiamo fatto già 3 live di questo titolo su Twitch, ma ho intenzione di proseguire anche su YouTube, in particolar modo la carriera, che mi pare che in questo capitolo di FIFA 21 sia molto simpatica e gradevole, e noi ci andremo per l'appunto a dare subito un'occhiata. Allora, scarica le più recenti, quindi facciamogli scaricare tutte le rose così abbiamo tutto alla perfection. Siamo tecnici, ragazzi, ci mancherebbe altro. Siamo tecnici e ovviamente siamo tecnici di una certa eleganza. Questa col cappello non si può guardare, ragazzi. Siamo tecnici con una certa eleganza. Mi piace questo qui con la coppola, però non c'entra proprio niente, proprio fuori contesto. Proprio per questo ce lo prendiamo. Allora, nome. Nome, ragazzi, non si può, ragazzi. Nome e... senza ombra di dubbio, maiuscolo, lo chiamiamo Iano Papale, ragazzi. Abbiamo Iano Papale, Mister Papale. Nazionalità? Ma lui è indonesiano. Cioè, lui non lo so da dove viene, dalle Maldive. Sì, lui è delle Maldive, ragazzi. Io mi dico Iano Papale. La testa? Guardate che faccia c'ha Iano. Scegliamo la testa. Che testa gli diamo? Mamma mia, testa da scippatore. Vediamo. Sono Iano Papale, figlio di Ignazio. Questa qua mi sembra proprio Iano Papale, figlio di Ignazio. Vediamo. Bene. Benissimo. Poi cos'altro abbiamo? Carnagione. Beh, lui carnagione verosimilmente scura. No, ma questo pare vecchio però. No, carnagione scura. C'è carnagione scura? Ecco, così, con le lentiggine. Allora, poi... ecco, più scuro. Sì, lui è scuro. Proprio, come si dice dalle mie parti, è neolinciolo. Ecco, così, perfetto. Bellissimo. Barba! Ecco, proprio un vichingo. Ecco, perfetto. Poi... abbiamo finito? No, abbiamo finito, basta. Dico, basta. L'outfit? Non lo voglio vestito trasandato, ragazzi. No, così no. Neanche. Ma che è? Sta andando a prima comunione? No. Qual è già? Una felpa? No, ma neanche. Proprio deve essere un tamarro. Giacca sportiva nera? Ma no, ragazzi. Ma un qualcosa di tamarro, ecco, così, bello, la tuta, proprio, pezzo urdo, tascio, la tuta grigia, bravo, ecco, così, perfetto, tutto 35, pantaloni, no, vabbè, ragazzi, stiamo facendo un mostro, ma non c'entra niente, ecco, va bene anche così, poi che abbiamo? I calzini. Intanto manco se vedono. E scarpe. Ecco, questa qua proprio. Vediamo. Ecco, mettiti queste. Va bene, va. L'abbiamo fatto, va. Direi che va bene. Va bene. Ok, signori, abbiamo creato Iano Papale. Mamma mia, che brutto quest'uomo. Allora, io direi per l'appunto di iniziare magari con una squadra. Ecco, intanto andiamo nel campionato inglese e ci facciamo, perché no, il Bristol City. Che ne pensate? In UK. Non nella Premier League, ma è nella Championship. Eccolo qua, il mitico Bristol City. Budget trasferimenti 9,9 milioni. Valore club 60 milioni di pippi. Città Bristol, ovviamente, dove vive Lupus. Successo in patria addirittura alte. Aspettative alte. Questi si aspettano grandi cose da noi. E noi gliele diamo. Allora, difficoltà partita, io direi va bene anche campione. Anche se campione non lo sono.
I minuti qua non possiamo abbassare. Ecco, facciamo 5 minuti la partita. La valuta la potremmo fare anche in euro, va bene, anche se però lì c'è, qui da noi c'è il pound. E finestra di mercato attivo, rigore rigido, determina l'elasticità dei club e dei giocatori durante le trattative. Elastico, dai. Cambio di proprietà? Ricevi una certa somma di denaro all'inizio della tua carriera. Perché no? Facciamo 100 milioni, diventiamo subito, andiamo subito in Premier. Direi 100 milioni che vanno più che bene. Ci compriamo tutto l'universo. Va bene. Competizioni tutte attive, anche se noi siamo in Serie B. Stadio. Lo stadio è questo, ragazzi. Io ci sono già stato ed è veramente così. Anche se non si chiama Municipal, ma lo stadio si chiama Ashton Gate. Ecco, Ashton Gate, signori. Ashton. No, 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 no. Ashton Spazio Gate. Non possiamo non avere il nome dello stadio reale, ragazzi. Capienza, quello che è, non ha importanza. Benissimo. Ok, applichiamo ed usciamo. Andiamo allora avanti. Vediamo che cosa succede. Il calcio è tornato. Ed è tornato sul canale Lupus in Game, ragazzi. Con grande orgoglio e con grande emozione. Allora, entriamo nel vivo qui della situazione. Papale, grandioso. Nei red and white, raga. Allora, andiamo a dare un'occhiata subito alla rosa. Ci abbiamo 100.000 pippi, quindi qua c'è tanta roba da fare, eh? Vediamo, c'è gente addirittura che è completamente fuori ruolo, ma non è questa la formazione che noi adotteremo. Quindi lucidità, forma fisica, morale, va bene. Ok, va bene. Bene, poi tutte queste cose qua le vediamo. Moduli, io direi esatto andare di questo modulo, se no ecco un po' più stretto. CDC esterno, voglio gli esterni, se no largo. Va bene, va bene anche questo 4-2-3-1 largo, se no il 4-1-4-1 col CDC dietro le punte potrebbe essere un'ottima cosa, dietro, scusatemi, davanti alla difesa, o se no col COC plurioffensiva, o se no il 4-4-2 normale, signori, con due punte, però io direi che può andare bene anche una punta sola. Va bene, concentriamoci su questo. Ok, tattiche, stile difesa equilibrato e va bene. Ampiezza di gioco lo voglio più larga la squadra. Ok, profondità più alta la difesa. Stile di attacco, manovra veloce. O possesso palla, no, possesso palla perché è più adatto al, diciamo, al mio stile. Ok, quindi va bene così, i ruoli. Capitano, ovviamente Mawson, Murray io non li conosco benissimo, ragazzi, perché non sono, diciamo, non vado spesso allo stadio qui in Inghilterra. Queste cose poi magari le vediamo dopo. Massengo, Weiner, ora poi andiamo a valutare. Salviamo. Ok, sono tutti praticamente un po' fuori ruolo, quindi dobbiamo un attimino sistemare questa situazione. Allora, andiamo a vedere un attimino la squadra. Andiamo a mettere quali sono i nostri esterni sinistri, se ne abbiamo di esterni sinistri. A quanto pare non abbiamo esterni sinistri, quindi dobbiamo andare a... Ah no, qua è. Abbiamo un esterno sinistro, ok, che è Oduonda. Esterno destro che abbiamo? Non abbiamo nessun esterno destro, ragazzi. Quindi dobbiamo andare subito a caccia dell'esterno destro, immediatamente. Il COC ce l'abbiamo, che è Patterson. Ok. Avremo anche Palmer, onestamente, però è 71 quell'altro. Attaccante abbiamo Diediu. Ok. Poi abbiamo Naji, che ovviamente deve andare necessariamente a fare questo ruolo. No, quindi Naji è fuori ruolo. Azzo. Quindi Naji è praticamente fuori ruolo in questo momento. Però Williams no. Ok. Qua ci siamo. Non abbiamo l'esterno destro. Ci dobbiamo procurare, ragazzi, un esterno destro immediatamente. A livello di portiere abbiamo Bentley, che non è male. Il secondo portiere? Che abbiamo come secondo portiere?
Wallacore. O se no Martin. No, il secondo portiere c'è, ragazzi, ci bisogna votare. No, qua è O'Leary. Se no Wallacott 61. No, va bene. Allora, urge immediatamente un esterno destro. E quindi buttiamoci immediatamente sul mercato alla ricerca di qualche bomba esplosiva. Vediamo cosa vogliono in ufficio. Ci sono già le prime notizie. Coppa internazionale, va bene. Informazioni importanti sul mercato. Un'idea precisa sulla giusta cifra per la compravendita di un calciatore. Alla fine comunque sarà lei ad avere l'ultima parola. Ci mancherebbe altro. Assistente allenatore, dirigenza Bristol. Nostra visione e aspettative. Si raggiungeranno grandi traguardi. Questo ovviamente lo vedremo nel tempo. A proposito, vorrei vedere gli osservatori. Ok. Osservazione aria. Assumi un osservatore. Vabbè, ma quelli che abbiamo vanno più che bene per il momento. Ok. Osservazione disponibile. Noah Davis. Ok, ti dobbiamo assegnare praticamente un qualcosa. Come te lo assegniamo? Mi serve che mi trovi un centrocampista. Ah, giocatore trovati ancora niente. E scusami, come faccio io ad assegnarti il lavoro? Lui ancora non ha trovato nessuno, mentre invece qui mi ha trovato 12 giocatori. Noi ci serve un esterno destro. Tutti attaccanti. Cioè, solo attaccanti mi ha trovato. Non mi serve un esterno destro. Allora, fai una cosa. Ah no, ah vero, ci gestisce osservatore. Allora, fai una cosa. Gestisci osservatore, sposta osservatore. O se no ne assumiamo un altro. Assume osservatore. Questo è fantastico. 4.000. Questo qua, Adrian Welsh. O se no questo qua, Frank Gibbs, che ci costa anche di meno. 2.008. Facci duca. Frank Gibbs, yes. E che lavoro gli diamo a Frank Gibbs? Licenza, leggi il resoconto dell'osservatore. Non ho trovato nessuno. Ma quindi non mi trovi nessuno. Istruzioni. Ah, ok. Ok, qualsiasi ruolo. No, mi devi toccare, per favore. Aggiungi un'istruzione. Ruolo, perfetto. Esterno destro di centrocampo. Vediamo. Centrocampista destro. O ala. Centrocampista destro. Attributi. Lo vorrei veloce. Veloce. E poi vorrei che toccasse, avesse un buon dribbling, un crossatore preciso, una mentalità offensiva. Diciamo Beckenbauer, Maradona. Promettente. Anche promettente. Va bene. Età dai 16. No, hai 25 anni. E poi comunque dai 18, per favore. Ok? Vai. Ok, vai alla ricerca del giocatore del futuro. Noi però ce ne andiamo subito a cercare lo giocatore del futuro. Andiamo immediatamente nei trasferimenti. E a me interessa certi giocatori. Mi servirebbe cortesemente un esterno destro. Posizione. Centrocampista. Esterno destro. Minimo 17. Ah no, fai una cosa. Minimo 18. Massimo 26 anni. Non mi interessa a me. Campionato qualsiasi non mi interessa, quindi va via la ricerca. Ok, chi abbiamo? Ovviamente questa è gente che noi non abbiamo, di cui non abbiamo assolutamente idea. Questi dove giocano? A Colo. Vediamo questa gente qua. Non abbiamo praticamente alcuna idea di quello che fanno queste persone. Quindi fai una cosa, chiede Gibbs di seguire. Ok, a questo punto, visto che anche questo, chiede Gibbs di seguire. Dice, quanti ne segue Gibbs? Se avessimo la certezza di quelli che stiamo guardando, magari. Questo ha 18 anni, seguito dei Los Angeles Galaxy, addirittura. Gibbs, seguito.
Alegue, che io sto dando solamente per ispirazione, perché qua non abbiamo praticamente conoscenza. Ah, attenzione, questo già ha un valore. No, chiede a Gibbs di seguire. Chiede a Gibbs di seguire, va bene. Questo del Bayer 19 anni, signori, chiede a Gibbs di seguire. Mama Baldè dice, ma che cazzo è, fa pure rima. Chiede a Gibbs di seguire. Ok, principale. Allenamento. Vabbè, simula. Altra amichevole, saltiamolo, ragazzi, amichevole. Offerta, allora, la squadra Royal Antwerp che ha fatto sapere è disposto a offrire Dylan Batubisinka più un conguaglio di 380 per Famara Diedu, ma non esiste proprio. Andiamo al lab del mercato. Oh, vabbè, sì, vabbè. Pangherima, vabbè, sì, vabbè. No. Io sono riluttante a vendere nella prima finestra di mercato il mio giocatore, anche perché ancora li devo conoscere. Rifiuta l'offerta. E andiamo avanti. Coppa Internazionale Europea, l'abbiamo capito, abbiamo capito, ok. Ah, a proposito, nell'ufficio c'è una notizia. Salve mister, a nome di tutta la squadra le do benvenuto alla formazione. Grazie caro, entusiasta per il futuro, grazie. Molto felice, sono contento che lui è felice. Anche io sono felice. E se lui è felice, io sono felice, tutto il mondo è felice. Andiamo avanti, nessun messaggio, principale. Altra amichevole, simulazione veloce. Queste bastonate abbiamo preso? Sì, 1-0 solamente, va bene, non ci può anche stare, signori. Sono molto riluttante, ripeto, a fare le amichevole, quindi capitemi bene. Andiamo, andiamo, vorrei fare la prima partita ufficiale più che altro. Simula tutto. Bene così. Offerta per il trasferimento. La squadra Z si è interessata ad Alan e Wieman. Quindi già sappiamo, stiamo cominciando a capire quali sono i giocatori più ricercati e quindi quelli da non dare. Quindi Yidu e Wieman. E mi vorrebbero dare 1,5 milioni. Che potrebbe arrivare poi a 2,2 milioni. Ma io rifiuto. Ragazzi, per il momento i tasselli nostri è meglio non toccarli. Allora, ho l'inviato il secondo di Baldè. Ok, vediamo Baldè. Questo è un totale 75. Ma in futuro come può arrivare questo? Ma questo ce l'ha le cose, i numeri, ragazzi. Questo, ragazzi, i numeri li ha, eh? 8 milioni? Minchia. Allora, aggiungi la lista preferita e vedi nel lab. Aggiungi preferiti hub mercato. Ok. Poi, no, questo è scarso, questo è scarso, questo è scarso, questo è scarso. Questo è scarsino. Questo è l'unico praticamente forte, ragazzi. E ha 24 anni. Ma io quasi quasi... Cioè, raga, obiettivamente siamo una squadra fortissima. Cambio visuale. Va bene. Vabbè, questi qui allora prendi, li abbiamo già visti. Va bene. Andiamo avanti. Bissossi di Malmo. Questa è un'altra amichevole. Simulazione veloce. Siamo in casa. Questa dovremmo vincere. Malmo è superiore, però. Però ci difendiamo, raga. 1-1. Cioè, l'unica partita che abbiamo perso, l'abbiamo persa per 1-0. Ok, quindi. Andiamo avanti. Ancora allenamento. E noi simuliamo. Allenamento sui tiri da fuori nello spazio? No, possiamo anche modificare. No. Non possiamo modificare il tipo di esercizio? Quest'altra cosa da vedere comunque. Cioè, noi non possiamo, siamo abili a decidere il tipo di esercizio che possiamo fargli fare ai giocatori. Penso che secondo me va cambiato. Altra amichevole, raga. Mannaggia le scelte. Quante amichevole dobbiamo fare ancora? No, questa la simuliamo pure, veloce. 3-2 contro il mod. Martin si assegna on. E poi gli ha segnato Martin. Doppietta di Martin, amici. Come
cominciamo a pagliare qualche cosa in termini di trasferimenti, tipo per esempio Hub Mercato, noi abbiamo Baldè, direi di fare subito immediatamente un'offerta, contatta per acquistarlo e vediamo le modalità al solito, guardate lui come si presenta, ragazzi. Sono molto felice di vederla, si accomodi, prego, si accoffoli. Le offro un cognac? No, grazie. Ok, offerta per il cartellino, 8 milioni quelli vogliono. Beh, sto punto. No, avanza l'offerta un paio di palle. Rinegozialo. Esatto. Ma scusami, non c'è un modo per modificare la cifra? Ecco. Ok, perfetto. Ti do 9 milioni di raccolti? Fare fatto? Guardate che hanno papà, ascolta, la sua offerta per Baldè è troppo bassa, non saremmo disposti a accettare 12 milioni e 9? E che cazzo è Maradona? Guarda che faccio. Come? Che stai richiedendo? Facciamo una controfferta allora. Scambio giocatori. Ti do. Vediamo un centrocampista. Più scarso che abbiamo. Buckinson. Vale 220.000 euro. Me ti posso dare Buckinson. Proponi un altro scambio e ti do anche. No, sempre un difensore centrale. No, ne abbiamo contati, ce l'abbiamo. Difensore, ti do questo qua, questo cane morto qua. Avanza l'offerta. Sembra equa, no, quindi abbiamo sbagliato. Accettiamo, arrivederci. Quindi prendete che si vogliono prendere quello più due giocatori. Ma non lo so fino a che punto questa è un'offerta equa, però, eh. Tratta. Che faccio? Allora, signore, benvenuti. Accoffolatevi. Allora, abbiamo qui questo bando giovane che vorrebbe giocare nella vostra squadra. E come potete ben vedere è disponibile in questo momento. Allora, quant'è che vogliono dare 10.000 contratto? E vabbè, accettiamo, ragazzi. D'accordo. Sì, è parecchia concorrenza per un posto titolare. Però prometto di concedere a Balde il minutaggio richiesto. E va bene. E guarda che contento Balde. Grazie. Durata del cartellino del mio sesto lui chiede 2 anni. C'è un modo per accorciare i tempi di queste cose? Ok, accettiamo. Ok, ignora la clausola rescissoria. Faremo dello stipendio quando vuoi, eh. Allora lui prende 13.000 in questo momento. No, modifica. Vabbè, io ti posso dare 14.000 più bonus di ingaggio. Di 2.000. Campionato, e ci avviciniamo alla prima di campionato, amici. Attenzione, conferenza stampa pre-campionato, eccolo qua. Okay guys, we're ready to start taking some questions now. Allora, chi batta per anni su, ragazzi, non pensa solo a vincere.
Piazzamento della zona bassa della classifica? Dobbiamo fare attenzione. No, la squadra è forte. Insomma, scarsa condizione durante il precampionato gli darà comunque fiducia? C'è una forte concorrenza. Grazie. Time's up, guys. Thanks for your question. Time's up. Signori, prima giornata di campionato. Questa la giochiamo, chiaramente. Intanto gestione squadra. Direi che la formazione è quella. E non si tocca per il momento. Quindi direi che possiamo farci la prima giornata di campionato. Bristol-Bournemouth. E vediamo come va. Niente male. Così così. Tutte traverse prendiamo noi, tutte quante. Start. Abbiamo capito, È tra gli osservati speciali quest'oggi. Tre reti nelle ultime tre uscite. È tutto pronto per il calcio d'inizio per questo match davvero molto intrigante. Benvenuti all'Ashton Gate. Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Prima giornata di campionato. Un saluto anche a Stefano Nava accanto a me per il commento tecnico. Riparte il campionato per queste due squadre. Entrambe ci terranno a ben figurare l'esordio, soprattutto i padroni di casa di fronte al proprio pubblico. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare delle formazioni in campo. La prima giornata di campionato è sempre piena di incognite. Le squadre sono ancora a caccia della loro condizione migliore. Le gambe non girano come si vorrebbe. Le sorprese sono dietro l'angolo. Certo è che entrambe punteranno a iniziare bene, magari con una vittoria. Ma quello lì gli ha dato la manata in faccia? Va bene, va. Forza ragazzi! A prescindere dal campionato si sa, le panchine tendono a essere roventi per gli allenatori che non portano a casa i risultati sperati. Quante volte abbiamo assistito a esoneri improvvisi di tecnici di qualità? Fin troppo spesso, Pier. Non si tratta di un problema solo italiano, ma è comunque vero che nel nostro calcio si fatica a portare avanti progetti decennali basati sullo stesso allenatore. Maradona, si è sbarcato con gran classe e qualità. Non c'è nessuno. Attenzione perché è pericoloso. Entrata decisa. La decisione di schierarlo in un ruolo diverso dal suo aveva sollevato parecchie perplessità, però evidentemente ci sbagliavamo, Stefano. Ha rischiato e gli è andata bene. Cioccolata, milkshake. Jolly con questa conclusione della distanza. Williams. La potenza c'era tutta, la mira un po' meno. Palla fuori di poco, Begovic, la tentativo comunque apprezzabile per coordinazione, forza e soprattutto coraggio. Ex anche Catania, no? Diego Rico, Lerma. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Partita sicuramente da non sottovalutare, la prima giornata. Cook. Bella figura. Grande. Regalano palla agli Mamma avversari. Mia. Può crossare da lì. E il gol! Che si sblocca subito. E il gol! Grande partenza. È lui! E lui o non è lui? Avversari attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Su una La regia ci ripropone qui il gol. Un pallone messo in mezzo davvero troppo evitante. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Questo ci darà grosse soddisfazioni. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bournemouth non mi pare irresistibile. Dobbiamo andare a dominare. Occhio perché Lerma. Si sono svegliati, Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Attenzione a Diedu. Diedu ancora lui. Buona posizione. E interviene proprio all'ultimo e salva. Sono a caccia del doppio vantaggio. Proveranno a sfruttare questo corner. Dai in testa Diedu. Mamma mia. Palla spazzata via. Azione che sfuma.
tiro murato. Pericolo, ecco il tiro. È sempre lui che ferma un altro pallone insidioso. Vai. Bella questa palla, attenzione a Brooks. Però non ci arriva. Campo molto interessante. Cook. Onduonda. Adam Smith. Questo Rowe. Attenzione, però non parlare troppo presto. L'arbitro lascia correre. Da lì può crossare. Ma attenzione, attenzione. Buon possesso palla. Troppa frenesia. Cercando spazio. Attenzione. Gli lasciamo spazio, temporeggia, temporeggia, bravo, temporeggia, temporeggia, au, temporeggia, porca miseria, allora l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio, ed eccolo, il gol del pareggio, lo scadere del primo tempo, ragazzi, King, questo già ci stava provando da un'ora. Gol del pareggio. Anche bello, angolato il portiere lì, purtroppo era guardata qua, aveva tutto lo spazio per fare l'errore. Ed è 1-1, tutto da rifare. Finisce il primo tempo. E l'arbitro dice che può bastare. Partita comunque equilibrata, eh. E riprendiamo. Forza, ci riprende, ragazzi, a giocare dopo il primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Il Real Madrid questi è uscito, si stanno dunque prendendo allo scoperto, ufficializzando la chiusura della trattativa con un giocatore seguito da tempo. Un buon acquisto, cercato, voluto, trovato per rinforzare la rosa. No, era già stato ammonito. Attenzione, qui può arrivare il secondo giallo. Ma fuori, no, Baker. Lo caccia mostrando il secondo cartellino giallo. Partita, ma è esitato salita, nella signora sua decisione, per Luigi. Posizione favorevole. Occhio. C'era la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro, non si è fatto cogliere impreparato. Azione interessante, attenzione, a caccia del gol, vittoria. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Finisce purtroppo così, mi sa che finisce purtroppo così. 1-1 la prima giornata del nostro campionato, vedo peccato. Vero peccato. E vabbè, comunque abbiamo alla fine, dopo il gol subito, non abbiamo fatto praticamente granché. Quindi possiamo ovviamente andare alle interviste, però un pareggio contro una neo retrocessa ci sta. We'd like to ask you some questions about the match. La soddisfa? Non è la fine del mondo. La stagione voglio più concentrazione. Scorso periodo di forma di Patterson è proseguito con l'inizio della stagione ufficiale, il suo posto è a rischio. Minchia, ma sempre con Patterson può solo migliorare. Vedi che è felice. Mosen ha mostrato segnali incoraggianti in gruppo alla fine, deve fare di più, ho apprezzato l'impegno. Bye, arrivederci. Va bene, signori, direi che come primo video può anche andare bene così. Facciamoli piccoli, di durata... non superiamo magari i 25-30 minuti a video, ok? Quindi, ovviamente questo è un primo video dove c'era ancora l'inizio della stagione, bisogna ovviamente muoversi, quindi è un po' più macchinoso. Però da ora in poi, visto e considerato che le partite adesso saranno con una certa frequenza, le partite importanti... ci sarà più modo di vedere i match più che diciamo la teoria. Ringrazio tutti quanti e quindi continuate ad iscrivervi al canale, mi raccomando, pollice in su se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.